progetto Salute e con noi oggi in studio c'è una mia amica e anche una specialista in medicina del lavoro, Anna Familiari. Do il benvenuto a te e ti Grazie. ringrazio di essere qui in studio. Grazie a te Giovanna dell'invito. Grazie mille. Allora, io con te ovviamente voglio parlare di una branca importante della medicina, che è la medicina che riguarda il lavoro. Allora, entriamo più nello specifico e parliamo di che cosa si occupa questa branca della medicina. Dici bene, è una branca importante e anche neonata, ecco, rispetto alle specialistiche della medicina in genere. La medicina del lavoro, si occupa in realtà della prevenzione, della tutela, della salute dei lavoratori sul loro posto di lavoro, quindi mentre i lavoratori svolgono la loro attività lavorativa. Da quant'è che è nata questa, hai detto appunto neonata, quindi suppongo che sia, diciamo di fresca natura, Beh, si è ecco. cominciato a parlare di medicina del lavoro già nel 1994 con la vecchia 626, penso che tutti conoscano, abbiano un po' una vaga idea della 626, legge a tutela della salute dei lavoratori. Oggi ha cambiato nome questa normativa, si chiama Testo Unico 81 dal 9 aprile del 2008. Diciamo pure che ha cambiato nome, ma la sostanza in realtà è sempre la stessa, è stata ampliata, modificata, integrata con nuove. Con aggiunte, con integrazioni, con delle nuove normative, ma la sostanza è rimasta quella, ossia la salute del lavoratore al centro. E quindi Certo. compito del medico del lavoro, del medico competente, poi nello specifico, è proprio quello di tutelare la salute di chi lavora. Quindi praticamente ogni lavoratore dovrebbe rivolgersi al cosiddetto appunto medico del lavoro. In realtà no, non funziona così, nel senso che il medico competente, lo specialista in medicina, che così si chiama, lo specialista in medicina del lavoro, viene nominato dal datore di lavoro. Quindi ogni datore di lavoro ha l'obbligo di nominare un medico competente, che poi diventerà il medico aziendale, quindi si occuperà delle visite mediche dei dipendenti del datore di lavoro. Le visite mediche per i dipendenti sono assolutamente gratuite, quindi ogni dipendente, ogni lavoratore verrà visitato, verrà valutato dal medico dell'azienda. Quindi esattamente, ecco, in che cosa consiste la cosiddetta visita medica? Dunque, la visita medica è differente. Quindi abbiamo delle visite mediche preassuntive, visite mediche preventive, visite mediche periodiche, visite mediche a richiesta del lavoratore. Perfetto, prendiamo allora per esempio quella che hai appena accennato, cioè la visita medica preassuntiva. Preassuntiva. Diciamo che, e con questa spieghiamo anche a cosa serve in realtà il medico competente. Quando un datore di lavoro assume un dipendente, in realtà non sa effettivamente se non conosce effettivamente lo stato di salute di quel lavoratore, quindi non sa se quella persona potrà effettivamente svolgere appieno tutte le mansioni che gli vengono chieste. Compito del medico competente, quindi in fase preassuntiva, è proprio quella di visitare questo dipendente prima che venga assunto. Conoscendo già il tipo di attività, il tipo di rischi ai quali verrà esposto. Ma è Quindi, obbligatorio per tutti? per tutti quanti esposti ai rischi, tutte quelle Certo. attività lavorative che comportano un'esposizione a un rischio per il lavoratore. Ed è proprio questo poi che determina la differenza tra una visita e l'altra, perché la visita medica varia a seconda del tipo di lavoro, del tipo di mansione svolta dal lavoratore stesso. Esatto. Quindi se parliamo di, faccio un esempio, un operaio edile, quindi sarà esposto a rumori, sarà esposto a vibrazioni, sarà esposto a movimentazione manuale dei carichi, quindi avrà sicuramente una visita medica. Questa poi verrà integrata da esami strumentali, che possono essere esame audiometrico, esame spirometrico, tutti quegli accertamenti specialistici che servono per verificare che effettivamente quel lavoratore può svolgere quelle mansioni, o meglio, prima di tutto che al momento dell'assunzione non abbia delle patologie che si possano aggravare quando lavora, perché anche questo può essere. Certo. Faccio un esempio: un lavoratore che ha una discopatia o delle ernie discali importanti e viene assunto, o dovrebbe essere assunto, per lavorare in un'impresa edile, rischia di aggravare la sua situazione patologica. Compito del medico competente allora sarà quello di limitare quell'esposizione al rischio, quindi evitare che lui possa sovraccaricare la schiena e quindi aggravare quella condizione patologica. E questa è la visita medica preventiva, preassuntiva, quindi prima dell'assunzione. Sì.
Vediamo gli altri tipi, ecco, di... questo tipo di visita può essere fatta anche dopo l'assunzione, quindi comunque prima visita preventiva. Certo. Il lavoratore stesso poi periodicamente, con una periodicità che varia a seconda del lavoro, del tipo di attività, quindi con una periodicità che stabilisco io, che stabilisce il medico competente, verrà risottoposto a un nuovo controllo, quindi visita medica periodica. Questa visita servirà per accertare che effettivamente lo stato di salute del lavoratore si è mantenuto così come quando era stato assunto. Quindi non abbia avuto delle peggiorazioni. Non abbia avuto delle peggiorazioni dovute e al lavoro. Certo. O a delle situazioni insite in lui, perché ognuno di noi può andare incontro a delle situazioni patologiche certo, inaspettate, che possono però contrastare con quello che è lo svolgimento normale del nostro lavoro. Quindi è fondamentale, insomma, sia per il lavoratore che viene tutelato mentre lavora. Già lavorare è un obbligo, non è piacevole per nessuno. Esatto. Diciamo che la medicina del lavoro consente al lavoratore di svolgerlo al meglio, quantomeno in sicurezza. Quindi verificando che effettivamente non ci siano delle problematiche che possano insorgere sul posto di lavoro. Ecco. Quindi, perché insomma, diciamo anche che al giorno d'oggi molti datori di lavoro non sono attenti, diciamo, a queste normative. Tanti lavoratori, tanti datori di lavoro non sono attenti a queste normative, ahimè, hai ragione. Devo ammettere che soprattutto qui da noi, in Calabria, in Sicilia, risentiamo ancora molto di questa, diciamo, inosservanza della normativa. Rispetto alle regioni del nord, diciamo che c'è veramente una c'è un'attenzione in più, diciamo, verso al nord c'è un'attenzione in più rispetto alla normativa, rispetto della normativa in sé, questo è verissimo. Ed è un errore sotto diversi punti di vista, perché in realtà benché il datore di lavoro consideri il medico competente come un sassolino nella scarpa, perché io ricordo che ahimè le visite mediche dei dipendenti sono a carico del datore di lavoro. Bisogna vedere la cosa da un altro punto di vista, ossia il medico del lavoro ha sì il compito di visitare i dipendenti e quindi rendere una tutela a loro, ma con queste visite mediche tutela anche l'azienda, perché limita che si possano verificare degli incidenti incresciosi poi sul posto di lavoro. Quindi ricordiamo sempre che qualunque cosa succeda in azienda, sul posto di lavoro, è responsabilità del datore di lavoro. Certo. Per cui dovesse succedere una cosiddetta malattia professionale o un incidente, un infortunio dovuto a una inconsapevolezza del lavoratore rispetto a uno stato di patologia, uno stato di malattia che in essere in lui, sarebbe comunque responsabilità del datore di lavoro, per cui si tutela anche lui, si tutela anche l'azienda. Questo che magari non viene capito molto spesso. Esatto, questo è vero, questo è verissimo. Si tende comunque a pensare che se ci siano queste problematiche è un po' uno svantaggio per l'azienda, invece si dovrebbe far capire che è il contrario. Ma è esattamente il contrario, perché in fase preassuntiva, ancora prima di assumerlo, se il datore di lavoro viene a conoscenza che, perché io ricordo che comunque tutto quello che riguarda la visita medica del lavoratore è sotto segreto professionale, certo. Cioè si compila, si custodisce una vera e propria cartella sanitaria che viene custodita dal medico competente sotto la sua responsabilità. Nessuno viene a conoscenza dello stato di salute, della privacy del lavoratore stesso, però al datore di lavoro viene comunicata cosa può o cosa non può effettivamente fare rispetto al suo stato di salute. Non entrando proprio nella specifica della sua patologia, esattamente. Certo, no, non si entra. Il datore di lavoro deve esclusivamente rispettare quello che il medico competente afferma. Se, faccio un esempio, un dipendente soffre di una patologia otorinolaringoiatrica o non so, tale per cui viene limitata quella che può essere l'attività in quota, il datore di lavoro non viene a conoscenza di quale sia l'origine dello stato di salute del lavoratore o lo stato di malattia del lavoratore, ma deve semplicemente rispettare la limitazione che il medico competente apporta, ossia non deve lavorare in quota, punto. Esatto. Il perché e il per come non sono, ecco, certo, non rientrano. Esatto. Quindi allora, praticamente, per far ben capire a chi ci ascolta, non ha nulla a che vedere con la visita fiscale, insomma. No, ecco. Non ha nulla a che vedere, perché in realtà la visita fiscale è una visita demandata dal datore di lavoro. Qui in realtà il datore di lavoro non entra in merito, ossia
nomina il medico competente che effettuerà queste visite mediche però a sua discrezione, con una periodicità da lui stabilita. Le visite mediche devono rispettare quella periodicità stabilita dal medico competente in corso poi di visita medica. Il datore di lavoro non può richiedere una visita medica quando pare a lui, esatto, per assenza del lavoratore, per malattie del lavoratore, quindi in realtà con la visita fiscale c'entra proprio poco, benché si faccia molta confusione rispetto a questo. Infatti, perché non c'è molta chiarezza, magari si tende a pensare, ecco, che si manda, che è il datore di lavoro che manda la... No, il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente. Ma poi l'iter procedurale, le visite mediche, lo scadenziario sono tutte delle cose organizzate dal medico competente stesso, quindi lui non può intervenire sullo stato di salute in realtà del dipendente. Lì, se il dipendente si assenta per malattia, deve chiamare il medico fiscale. Funziona ancora così. Esatto. Allora, quindi insomma, un lavoratore può anche essere non idoneo a svolgere praticamente il proprio lavoro. Poi che cosa succede? Ecco, se ne va a casa così? Ahimè, questa è una delle cose che può succedere, nel senso che il medico competente cercherà sempre, nel limite delle sue possibilità, di limitare quel lavoratore per quelle mansioni, per quelle attività che possano essere rischiose per lui, quindi facendolo lavorare ma limitandolo per quei rischi che possono essere controproducenti per lui. Ahimè, quando queste limitazioni diventano tante, tali per cui diventa impossibile comunque svolgere la gran parte di quello che la sua mansione comporta, il medico competente ha l'obbligo di esprimere un giudizio di non idoneità alla mansione. Esatto. Poi questa non idoneità può essere temporanea, ossia noi ci accorgiamo che comunque questa patologia, questo disturbo è temporaneo, quindi per 6 mesi, per 1 anno, per 2 mesi, 2 giorni, il tempo che il dipendente risolve il suo problema di salute. Lui è coperto in questo senso, voglio dire, per quanto riguarda, ecco, il suo lavoro, diciamo, assolutamente sì, c'è assolutamente la conservazione del posto di lavoro, ma assolutamente sì, è normale questo, soprattutto se c'è una temporaneità, il medico competente lo sospende per quel periodo di tempo. Allora sarà compito poi del medico di base metterlo in malattia, dargli dei giorni di malattia che saranno ovviamente retribuiti. Durante questo periodo il lavoratore avrà il suo tempo, il suo spazio per curarsi, mantenendo comunque il suo posto di lavoro. Esatto. La non idoneità però, attenzione, può essere anche definitiva, può essere anche permanente, se lo stato di salute non migliora. O ci accorgiamo che è uno stato di patologia tale che non dà spazio a un miglioramento. E quindi, se la patologia è derivata dalla causa del proprio lavoro, si parla di malattia professionale. La malattia professionale è una malattia che insorge sul posto di lavoro per esclusiva causa di lavoro. Ossia, ci accorgiamo durante queste visite mediche che è subentrato un disturbo, malgrado le nostre tutele, malgrado i nostri accorgimenti, è subentrato un disturbo, un problema da attribuire esclusivamente a quel lavoro. Allora compito del medico competente sarà quello di fare una denuncia di sospetta malattia professionale. Il lavoratore verrà convocato poi a ulteriori visite, ulteriori accertamenti, certo, per verificare che effettivamente sia vero. Non solo sia vero che abbia la patologia, ma sia vero che questa patologia derivi dal lavoro stesso. A quel punto sarà indennizzato anche economicamente. Ecco, quindi doppia, questo, ecco, doppia tutela per il lavoratore. Per il lavoratore. Questo che tu sappia è applicato a tutte le industrie, o comunque a tutte. Che io più sappia. O meno. E allora, la normativa parla chiaro, e la normativa in realtà dice che tra quello che dice e quello che applica. La normativa, ahimè, dice che questo deve essere, non dovrebbe, ma deve essere applicato a tutte le aziende, tutte le attività lavorative, tutte le industrie, tutte le attività in cui ci sono dei rischi. Diciamo che tutti i lavoratori sono esposti a dei rischi differenti però, Giovanna, a seconda del tipo di mansione, al tipo di attività lavorativa. Quindi tutti siamo esposti a dei rischi, non tutti i rischi impongono la presenza del medico competente, perché la normativa dice chiaramente che perché il datore di lavoro abbia l'obbligo di nominare un medico competente, nel suo posto di lavoro ci devono essere, te li elenco,
ho la presenza di movimentazione manuale di carichi, quindi i lavoratori devono sollevare pesi, dove carichi si intendono pesi superiori ai 3 kg, quindi pesi importanti. Dove c'è rumore, rumore ovviamente è importante. Che causa ovviamente dei problemi acustici. Vibrazioni, che possono essere mano braccio, arti inferiori, corpo intero. Ancora abbiamo agenti chimici. Ancora abbiamo l'uso del videoterminale. Tanti non sanno che anche l'utilizzo prolungato del videoterminale può dare ovviamente dei problemi e disturbi visivi. Ecco, queste sono tutte dei rischi che sono quantificabili, ossia serve un tecnico specifico che valuti che effettivamente ci siano questi rischi, e allora in presenza documentata di questi rischi ogni datore di lavoro ha l'obbligo di avere il medico, di nominare sotto la sua discrezione, perché l'incarico è fiduciario, per cui ogni e questo è importante, perché comunque il medico competente diventa una figura che collabora anche col datore di lavoro. Io non mi piace definirmi esclusivamente il sassolino della scarpa del datore di lavoro, perché in realtà dovrebbe crearsi una sorta di sinergia, di collaborazione. Beh, viene vista così, perché si pensa che sia un tra virgolette un problema per l'azienda. Questo è verissimo, però in realtà quando si viene a instaurare una sorta di collaborazione e si riesce a lavorare in sintonia, allora in realtà anche di fiducia, assolutamente sì, allora si riesce sul posto di lavoro a evitare tante piccole rogne, tanti piccoli problemi. Quindi è inutile andare incontro a delle problematiche, a delle cose un po' più pesanti, ecco, andare da un punto di vista più importante, quando poi si potrebbe risolvere la cosa Ma allora io penso che tante volte i datori di lavoro evitino di nominare il medico competente perché creano, si aspettano che ci possano essere dei problemi superiori, senza considerare invece che è un incarico fiduciario, loro sono liberi di nominare chi vogliono, e quindi instaurare con lui una sorta di collaborazione per la tutela e del lavoratore e dell'azienda stessa, e questo è importante, perché se il lavoratore è messo in condizione di svolgere bene il suo lavoro, l'azienda rende e produce in maniera migliore, e quindi questo ancora non è stato ben chiaro. Esatto, cioè è una tutela per tutti in realtà. Esatto, perché è inutile andare con quello scontro con il lavoratore, quando poi è proprio il lavoratore stesso che porta alla fine benessere all'azienda. Certo. Allora, chi stabilisce se quel tipo di attività necessita di un medico competente? Ecco, se il datore di lavoro appunto ha la capacità, la competenza comunque di decidere se deve o non deve chiamarti, per esempio. Ecco, dicevo appunto prima che ci sono dei rischi proprio quantificabili. Non basta dire ma qui mi sembra che ci sia rumore o mi sembra che ci siano vibrazioni. Sì, ormai noi medici del lavoro sappiamo effettivamente anche i decibel ai quali i lavoratori sono esposti, ovviamente ci si fa poi l'esperienza e si capisce quali attività lavorative hanno l'obbligo o meno, però a parte la figura alla figura del medico competente, sul posto di lavoro c'è l'obbligo di nominare il cosiddetto RSPP, che è un tecnico specializzato, uno specialista, il cui scopo è proprio quello di valutare la presenza di questi rischi sul posto di lavoro e quindi documentarli su quello che viene definito. Questa figura fa riferimento a te? O è proprio una figura? È una figura a parte. Okay. Generalmente si tratta di ingegneri, si tratta di architetti, di persone specializzate sul redigere il cosiddetto documento di valutazione dei rischi, che è quel documento che deve, per obbligo di legge, essere presente in azienda e poi attraverso il quale il medico competente decide cosa fare e cosa non fare in corso di visita medica. Ci sono delle sanzioni a cui va incontro il datore di lavoro, diciamo, se un lavoratore si rivolge a lui e espone un problema derivante appunto dal proprio lavoro? Però lui insomma decide di fare finta. Allora, di ci sono delle sanzioni importanti, ci sono delle sanzioni importanti che superano le migliaia di euro comunque, nonché l'arresto anche dai 3 ai 6 mesi, proprio per omissione della nomina del medico competente. Questo sì, ma proprio perché la normativa attuale impone questa figura all'interno dei posti di lavoro. Esatto. Un dipendente quindi può rifiutare una visita medica, in tal caso a cosa va incontro? No, il datore il
dipendente non può rifiutare la visita medica, quello è un obbligo, come vige l'obbligo per il datore di lavoro di avere all'interno della sua attività lavorativa il medico competente, il dipendente deve sottostare a questo obbligo e quindi non può tirarsi indietro dalla visita medica, e questo per un motivo molto semplice. Se il compito del medico competente è quello di esprimere il cosiddetto giudizio di idoneità e quindi stabilire, dire al datore di lavoro se quel lavoratore può o non può fare quel tipo di mansione. Se il lavoratore si rifiuta di sottoporsi alla visita medica, il giudizio di idoneità come viene espresso? Esatto, quindi mette a vantaggio del... Certo, ma assolutamente sì. In quel caso il datore di lavoro può decidere e di licenziare il dipendente, se già assunto, e di non assumerlo, perché comunque non è in condizioni, non può sapere se il dipendente può far tutto o meno. E certo, quindi di fronte poi a un problema di salute instauratosi in seguito, ne diverrebbe responsabile il datore di lavoro. Esatto. Per cui quello è un obbligo per il dipendente, assolutamente sì. Infatti, allora, se c'è una malattia invalidante derivata proprio dal lavoro, per cui insomma, che viene svolto, ecco, cosa si deve fare innanzitutto? Innanzitutto il medico competente, a seguito della visita medica, riscontrerà le problematiche presenti nel dipendente e limiterà un po', come se che si tratti di malattia professionale, quindi dovuta al lavoro o no. Diciamo che l'iter della visita medica e quindi poi la formulazione del giudizio di idoneità è la stessa, ossia il compito del medico competente sarà quello di tutelare la salute del lavoratore nel rispetto di quelle che sono le sue problematiche, quindi dicendo al datore di lavoro cosa non deve fare quel lavoratore, quali sono i fattori di rischio che hanno causato quel problema e quindi evitare che lui si esponga a quel rischio particolare. Non lo so, faccio un esempio di una ipoacusia, una sordità, certo, dovuta a un'esposizione prolungata a rumore importante. Allora a quel lavoratore dovrà essere vietato l'esposizione al rumore. Certo. Quindi a quel punto, se in quel posto di lavoro è possibile una cosa del genere, bene, altrimenti sarà compito del datore di lavoro lo spostare quel lavoratore verso un altro settore, un'altra mansione, sì, che prevede appunto un'esposizione inferiore al rumore. Esatto. Che tu abbia potuto notare, ci sono tante aziende comunque che sono attente, ecco, alla salute dei propri lavoratori, o comunque anche da noi, dalle nostre parti. Allora, dalle nostre parti, che, purtroppo, insomma, ancora è un po' ancora, più difficile. Ancora queste sono zone in cui si risente molto, un po' per, non lo so, si è titubanti, ecco, verso questa figura esterna che viene introdotta all'interno del posto di lavoro, si è sempre un po' non proprio convinti, ecco, dell'efficacia. E quindi è un discorso che ancora giù da noi stenta, ecco, a portarsi avanti. Però sì, diciamo che sicuramente con l'entrata in vigore del testo unico 81 dal 2008 le cose sono notevolmente cambiate. Primo, perché sono aumentate le sanzioni, per cui quindi, insomma, è diventata un obbligo, un'imposizione. Come, ecco, giusto che sia poi alla fine. Sì, questo sicuramente. E poi, c'è anche una sorta di responsabilità da parte dei datori di lavoro che stanno cominciando a prendere coscienza dell'importanza di questo di questa figura, di questo ruolo, dell'importanza del fatto in sé, dell'importanza della tutela dell'azienda, non solo della salute del dipendente, del lavoratore stesso. Per cui sì, diciamo che è una branca della medicina che sta prendendo piede ed è anche da noi, sì. Meno male, allora, è incoraggiante. Allora, quali sono le sanzioni per il dipendente che va al lavoro, per esempio, sapendo di avere una malattia infettiva? Allora, magari ha paura, magari per tante sue problematiche. Le sanzioni per il dipendente non ce ne sono. In realtà, compito del medico competente è proprio quello di evidenziare il problema. Nel senso che il dipendente viene visitato regolarmente dal medico competente, in media, diciamo, una volta l'anno, il lavoratore viene sottoposto a controllo.
Ovviamente il dipendente ha l'obbligo di informare il medico competente di qualunque variazione rispetto alla visita precedente, quindi se ci sono o meno delle, perché il dipendente firma anche la cartella sanitaria che viene compilata, per cui diventa un'omissione, un Questo è grave, falso, insomma, esatto. sicuramente. Esatto, per cui è un obbligo riferire qualcosa, riferire l'insorgenza di problematiche, così come è compito del medico competente evidenziarle in corso di visita medica stessa e quindi limitare, a prescindere se si tratta di malattia infettiva o no, o di patologia neonata o no, di limitarlo rispetto a quelle che sono Certo. le attività, le Le lavorative che lui va. lavorative, Che lui va, a svolgere. Ovviamente l'esito della visita medica, anche in questo caso, non verrà rivelato al datore di lavoro. Il datore di lavoro non verrà mai a conoscenza del fatto che quel lavoratore ha o meno una malattia infettiva, contagiosa, o questo io, sa che c'è un però sa che c'è un problema. problema tale per cui quel dipendente deve essere allontanato. Se il datore di Come lavoro invece non allontana, nonostante insomma tutte le varie cartelle, ecco, tutto quello che viene detto, viene scritto dal medico, ecco, cosa può Ne succedere? risponderà penalmente, perché se il medico competente decide che c'è l'obbligo di allontanare, di spostare, di far fare determinate cose o di non far fare altre cose a quel lavoratore, il datore di lavoro ha l'obbligo di rispettarlo questo, così come ha l'obbligo di imporre i dispositivi di protezione individuale ai suoi dipendenti. Qualora lui non lo fa e dovesse complicarsi una situazione, Perché poi esporre un lavoratore a dei rischi anche volendo, insomma, così inutili, anche questo può certo, essere. assolutamente, assolutamente. Beh, questo sarebbe poi il verificarsi dell'aggravamento della situazione stessa e per cui un'eventuale insorgenza di malattia professionale, nonché la possibilità di infortuni, perché tante limitazioni non riguardano il lavoro in sé, ma anche delle patologie preesistenti nel lavoratore. Ognuno di noi può avere un problema tale per cui è preferibile che non faccia esattamente tutto quello che il suo lavoro richiede. Qualora invece noi continuiamo a perseverare facendo delle azioni o delle attività sbagliate, quindi che vanno a contrastare quello che è il nostro stato di salute, questo è facile che possa aggravare la situazione stessa. Quindi un aggravamento sarebbe responsabilità del datore di lavoro e quindi con tutto quello che poi Ne ne consegue. consegue. Esatto. Quindi per quanto riguarda un problema di un incidente, insomma, sul lavoro, Sì. ecco, come avviene, ecco, tutto l'iter poi che ne consegue riguardo a proprio al lavoratore? Ecco, se il lavoratore, diciamo, a causa di un problema sul lavoro viene penalizzato, quindi che cosa può, cosa va incontro, ecco, soprattutto il lavoratore, ma anche e Ma soprattutto anche questo il caso, il datore. caso dell'infortunio sul lavoro, comunque, viene trattato come dipendentemente dall'esito che ha scatenato l'infortunio, verrà trattato dal medico competente come una qualunque patologia insorta o per causa di lavoro o no. Nel senso che se l'infortunio può essere causato accidentalmente, può essersi verificato in maniera del tutto accidentale, non per imperizia o imprudenza o Per trascuratezza, esempio, ecco, se da parte per farti un esempio, ecco, se un operaio cade da un ponteggio. Sì, un operaio cade da un ponteggio, ok, poi chi di conseguenza, chi ovviamente andrà incontro ad infortunio lavorativo, si aprirà tutta la procedura da parte degli organi di vigilanza per verificare che effettivamente il ponteggio era messo a norma o non era messo a norma, questo è un iter che va da sé. Compito del medico competente in quel caso sarà quello di valutare gli esiti della caduta poi del dipendente stesso. Quindi se c'è una problematica Se invalidante, c'è una successiva. problematica invalidante successiva o meno, o meglio, se quell'infortunio sul lavoro, perché poi ovviamente il paziente infortunato seguirà tutto il suo iter all'INAIL, l'Istituto ovviamente di tutela della salute dei lavoratori, e quindi valuterà poi lo stato di malattia, la durata della malattia, gli esiti dell'infortunio stesso. Quando il dipendente rientrerà sul L'eventuale posto. E risarcimento, l'eventuale ovviamente. risarcimento. Il medico competente entra in gioco invece quando finisce tutto quest'iter, ossia quando quel lavoratore infortunato
rientra sul posto di lavoro, perfetto. Perché il compito del medico competente in quel caso è quello di verificare che dopo tutto quest'iter può riprendere il lavoro che aveva fatto, perché non sappiamo, il datore di lavoro sì, ok, sa che c'è stata una caduta, sa che c'è stato un infortunio, sa che c'è stato magari un intervento chirurgico, chissà cosa, però gli esiti non è compito del datore di lavoro valutarli, certo, rispetto poi alla reintroduzione sul suo posto di lavoro. Quindi non è compito del datore di lavoro sapere se effettivamente sono rimasti esiti dannosi sul lavoratore rispetto a quella mansione che lui dovrà andare poi a svolgere, e allora in quel caso interviene il medico competente. A tal proposito ricordo a tutti i datori di lavoro che con l'introduzione del testo unico 81 il datore di lavoro, che come avevo detto prima non può chiamare il medico del lavoro per delle visite un po' come le visite fiscali quando pare a lui, però sì, che arrivano così quando ancora esatto, non aspettate. Purtroppo deve rispettare quella periodicità stabilita dal datore di lavoro, anche se sospetta che il dipendente abbia qualche problemino che so io, lui non lo può chiamare quando pare a lui, a meno che non ci siano 60 giorni di assenza continuativi. Se un dipendente si assenta dal posto di lavoro per più di 60 giorni continuativi, come può succedere nel caso di una malattia grave, o come può capitare a seguito di un comunicata, o quando succede per esempio nel caso di un infortunio più o meno importante. Certo. Per cui il datore di lavoro deve comunica al medico competente l'infortunio. E quindi la durata dell'assenza dal posto di lavoro del lavoratore di più di 60 giorni, a quel punto interviene il medico competente per valutare il nuovo stato di salute del lavoratore. Esatto. Quindi lui giudica praticamente alla fine se il lavoratore può riprendere tutti gli effetti quel tipo di lavoro o meno, anche perché 60 giorni si ipotizza che sia un problema piuttosto importante, perché sono delle assenze lunghe, e per cui diventa un rischio per il datore di lavoro, perché non sa effettivamente, e il dipendente, ricordo sempre, che non è obbligato a informare il datore di lavoro del suo stato di salute, perché tutto quello che riguarda la nostra salute... No, perché molto spesso, ecco, vorrei sottolinearlo questo, perché molto spesso avviene il contrario, cioè che proprio il datore di lavoro pretende di essere informato, ecco, di tutto. Questo è un errore in realtà, prima di tutto perché, non per ignoranza, non mi piace parlare di ignoranza perché... non è il suo lavoro, non è il lavoro del datore di lavoro, non gli compete, sapere i risvolti di una patologia o i risvolti di uno stato di salute. Tante volte ci facciamo impressionare da grossi paroloni, da grosse parole, da grossi nomi di malattie che ci fanno paura, in realtà poi magari sul posto di lavoro non hanno nessun tipo di risvolto, non hanno nessun tipo di preoccupazione. Esatto, quindi per il lavoro che compete, quindi, determinato. Esatto, oggi purtroppo viviamo ancora chiusi in questa sorta di... non so come definirla, ma di terrore, anche solo a sentir parlare di determinate patologie ci fanno paura, e parlo delle patologie virali come possono essere epatite B, HIV, ci terrorizzano. In realtà sono delle patologie che in rari casi possono avere dei risvolti poi negativi sul posto di lavoro. Quindi invalidanti sul posto di lavoro. Nella maggior parte dei casi ogni lavoratore continua a svolgere la sua attività lavorativa nel modo più normale, nel modo più... Tranquillo, esatto. Quindi comunque non sta al datore di lavoro essere informato dello stato di salute del dipendente. Quella è una discrezione del dipendente se vuole o meno rendergli la nota, ma in realtà non è obbligato. È preferibile con queste patologie, diciamo, forse, ecco, come dici tu, è preferibile magari tacere. Certo, proprio per andare incontro, per non incorrere, cioè in una sorta di discriminazione, anche di pregiudizi, di discriminazioni. È sempre consigliabile, questo lo consiglio a tutti i lavoratori, invece, a prescindere dalla periodicità prefissata dal medico competente, che ripeto è generalmente annuale, è sempre preferibile comunque che il medico competente sia informato dell'evoluzione dello stato di salute, cioè se entrano delle problematiche nuove in aggiunta, degli aggravamenti, non aspettiamo a un anno, ma perché ogni dipendente a seguito della visita medica viene informato dell'esito della visita medica proprio per iscritto, e ha sempre i riferimenti del medico competente, quindi sa che si può rivolgere al suo medico del lavoro in qualunque momento se ritiene che qualche cosa sia successa che può
sta aggravando, sta complicando, o semplicemente lui pensa che quel problema possa aggravare il suo stato di salute, possa complicare il suo stato di salute. Quindi anche per un consiglio, per un raffronto, esatto, ecco, è sempre bene che si instauri un rapporto di fiducia, ecco. Un po' spesso occultare delle cose non, ecco, è proprio il caso. Non è proprio delle cose, anche perché, esatto, non è proprio il caso, perché è tutto, diciamo, a suo svantaggio. È tutto a suo svantaggio, assolutamente sì. Il medico competente è un vantaggio assoluto per il lavoratore, perché ne approfitti, insomma. Beh, infatti, come dici tu, che ne approfitti, che anche ne approfitti, oltre alle sue mansioni, insomma, lavorative, che spettano soprattutto per la tutela del lavoratore, soprattutto per dei consigli che, voglio dire, certo, non fanno mai male, certo, anzi, hanno tutto vantaggio. Assolutamente. Per esempio, cosa deve fare il datore di lavoro per restare al sicuro, ecco, e tutelarsi in questo senso da eventuali, tra virgolette, chiamiamole truffe, chiamiamole, ecco. Ma, perché può succedere anche il contrario, che il datore di lavoro venga penalizzato da parte del dipendente, sì, intendi? Ma allora, sicuramente il fatto di avere nominato al suo interno un medico competente è già una tutela, perché alla fine è una sorta di demandare responsabilità, per cui nel momento in cui il datore di lavoro nomina un medico competente, sa che su questa figura può fare affidamento per tutto quello che riguarda la salute e l'attività sanitaria aziendale, per cui lui non è più responsabile. Se dovesse succedere un aggravamento di una patologia, un infortunio dovuto a una malattia, lui non è responsabile, perché diventa... A meno che però non sia la malattia, diciamo, causata proprio dal lavoro stesso. A meno che la malattia non sia causata dal lavoratore stesso per una sua imperizia, perché non ha fatto rispettare quello che compariva nel certificato di idoneità, ma il datore di lavoro che vuole mettersi al sicuro deve seguire delle regole, ben definite. Giusto. E quindi, in primis, utilizzare i dispositivi di protezione individuale, quindi ricordare sempre ai suoi dipendenti e dare in dotazione i dispositivi di protezione, fare in modo che loro li mettano. Io ricordo sempre che l'utilizzo dei dispositivi di protezione è un obbligo di legge. Oggi viene spesso dimenticato, vengono forniti spesso e volentieri dei dispositivi obsoleti, esatto, o poco effettivamente validi, invece quello è un obbligo di legge. Scusa, per cui il lavoratore in questo senso può anche fare causa al datore di lavoro se non viene protetto e tutelato, diciamo, certo, come è giusto che sia? Certo, assolutamente sì, perché il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire i dispositivi di protezione base individuale, vengono proprio chiamati dispositivi di protezione individuale, certo, che sono specifici per ciascuna attività lavorativa e che servono proprio per ridurre l'esposizione a quel rischio, e parlo di caschetto, certo, parlo di uso di autoprotettori o cuffie che siano, certo, parlo di scarpe antinfortunistiche, parlo di guanti. A seconda poi di ogni attività lavorativa vige l'obbligo di determinare. Parliamo ovviamente di materiale, scusami, voglio dire, moderno, non che abbia, cioè, fatto la guerra del 15. Delle caratteristiche, ci sono delle caratteristiche che devono essere rispettate, per cui sicuramente devono essere, ecco, moderni, no, soprattutto cambiati, io credo, comunque sostituiti nel momento in cui, un certo periodo di tempo, nel momento in cui si verifica l'usura del dispositivo stesso, questi vanno sostituiti. Il lavoratore non può lavorare, non deve svolgere la sua attività lavorativa senza l'utilizzo dei dispositivi, certo, di protezione. Di contro, il datore di lavoro può licenziare il dipendente che non ne fa uso, esatto, o che rifiuta di utilizzarli, perché diventa una responsabilità comunque del datore di lavoro. Esatto. Per cui il non utilizzo, un cattivo utilizzo dei dispositivi di protezione a carico del... Esatto, vanno a danneggiare quello che è lo stato di salute, e ovviamente l'eventuale poi risvolto, quindi di malattia professionale o sospetto, ricade sul datore di lavoro, per cui che il datore di lavoro si applichi in questo, nel senso, è imporre i dispositivi, prima fornirli, poi imporre che vengano utilizzati ed eventualmente effettuare dei reclami anche disciplinari, esatto, se il lavoratore, certo, non li utilizza nella maniera corretta, perché ricordo che è lui che deve vigilare. Certo. Poi alla fine succede così, che anche se un datore di lavoro impone
determinate regole, certi lavoratori si rifiutano ugualmente di prendere, insomma, le... Sì, questo è pure, questo è verissimo ed è una cosa che purtroppo succede... Che non si capisce, tra l'altro. Questo è verissimo ed è una cosa che succede veramente molto molto spesso. E poi io mi rendo conto che non è sempre possibile, non è sempre facile per il datore di lavoro essere presente ovunque. Esatto. Perché non è detto che debba essere presente lì sul posto di lavoro mentre i lavoratori svolgono la loro attività. Non è obbligato a farlo. Però in quel caso è bene nominare comunque un sostituto, un preposto che possa vigilare che questo accada, perché il datore di lavoro anche deve potersi tutelare in questo senso. Certo. Quindi fare in modo che comunque le sue direttive vengano rispettate, perché comunque o lui vi è o lui non vi è, ne è sempre responsabile. Povero. insomma. Allora, a proposito di questi cari datori di lavoro, insomma, che... E in effetti sono messi un po' alla berlina, ecco, anche dai lavoratori, anche quando, diciamo la verità, non va tutto bene, va tutto in regola, c'è sempre la mania, non so perché, di puntare il dito sempre e comunque. Ad ogni modo, ha sempre torto. Esatto. Allora, a un imprenditore, comunque a un datore di lavoro, cosa consigli tu personalmente in quanto medico del lavoro? Ma cosa posso consigliare? Allora, sicuramente, ma non per un discorso di normativa, di sicuramente proprio umanamente. Sì, ecco, umanamente sicuramente di attenersi a quello di nominare un medico competente, di attenersi a quelle che sono le attenersi a quella che è la normativa attuale, che proprio consiglia, è un'imposizione ovviamente, però umanamente io consiglio vivamente, insomma, di rispettare questa normativa, perché alla fine veramente è uno scaricare la propria responsabilità, è una grande mano di aiuto per il datore di lavoro, quella del medico competente, perché alla fine il datore di lavoro non sa chi ha davanti, non sa chi sono i suoi dipendenti e i loro dipendenti fanno i loro interessi, quindi hanno l'interesse di nascondere una situazione sanitaria non troppo chiara, hanno l'interesse a omettere, anche per timore, certo, di essere additati, perché secondo me c'è anche questa erronea convinzione. Ma poi oggi soprattutto si fa questo gran parlare di disoccupazione, di posti di lavoro carenti, ognuno che ha un posto di lavoro... Di assenteismo. Sì, ma chiunque ha un posto di lavoro tende a volerlo tenere stretto, e ben venga questo, come è giusto che sia, per cui tante volte abbiamo paura di manifestare apertamente quelle che sono le nostre patologie e un datore di lavoro corre dei rischi ben grandi a avere in casa, ecco, delle persone che non conosce da questo punto di vista e quindi non sapere se effettivamente, non tutte ci sono determinate attività che espongono a dei rischi piuttosto importanti, come possono essere i lavori in quota, come possono essere, esatto, le esposizioni a rumori importanti, l'esposizione a radiazioni, agenti chimici. Quindi anche i medici, radiologi, immagino. Esatto, no? Sì, assolutamente. Per cui il fatto di avere una persona all'interno della propria azienda che possa rassicurarli in questo senso, garantendogli lo stato di salute dei suoi dipendenti, è solo un discorso positivo, cioè, tutto è solo un loro vantaggio, è solo un loro vantaggio oltre che diritto, perché appunto possono stare tranquilli, perché nel momento in cui un medico competente firma sotto la sua responsabilità, perché un conto è avere un dipendente che lamenta, oh mi fa male la schiena, ho il dolorino, e quindi il datore di lavoro è sempre un po' perplesso, ma posso fargli far tutto, posso fargli fare questo. Ma nel momento in cui il suo medico competente firma sotto la sua responsabilità che quel dipendente può far tutto e quindi può anche sollevare i carichi che la sua mansione gli compete, allora, il datore di lavoro può far sogni tranquilli, quantomeno perché non è più sua responsabilità. È anche una sua... Per sua coscienza, vuole. Perché qualunque evento accidentale o dannoso dovesse verificarsi perché quel lavoratore ha fatto quel tipo di attività o di sforzo che so io, non è una responsabilità del datore di lavoro, ma eventualmente del medico competente che ha firmato sotto la sua responsabilità l'idoneità del lavoratore. Esatto, quindi anche praticamente per tutti coloro che sono, per esempio, mi viene in mente nei call center, quindi che usano molto spesso le cuffie, quindi che hanno a che fare con mouse, con computer. Ripeto, l'attività lavorativa, la visita medica di medicina del lavoro è sempre differente, sono sempre visite diverse, quindi anche un lavoro abbastanza...
vario, diversificato, esatto. Sì, perché si incontra un po' di tutto. La visita medica varia a seconda proprio del rischio, dell'attività lavorativa, del tipo di mansioni. Allora, tu mi parlavi di mouse, di utilità di computer. Spesso i problemi al tunnel carpiano. Bravissima. Eppure tanta gente ancora oggi disconosce questo problema. Ossia, si è convinti che siccome si lavora in ufficio, seduti. Meglio riposati. Sì, esatto. In realtà la posizione proprio di utilizzo di impegno al video terminale, quindi l'utilizzo di mouse e tastiera, espone la schiena, basta la posizione proprio, esatto, flessa in avanti, espone proprio la schiena a una posizione di sovraccarico, ovviamente. Biomeccanico, esatto. Il braccio in posizione facendo sempre pronti ad attacco sul mouse, esatto, quindi non è un discorso solo di computer e quindi di vista, ma diventa anche un problema di posture incongrue, di movimenti ripetitivi degli arti superiori, quindi con possibili compromissioni, come dicevi appunto tu, di tunnel carpale e tendini, quindi classico, assolutamente, per chi lavora in computer. Per cui anche chi lavora al computer, ovviamente si parla, come giustamente dicevi tu, di esposizioni protratte nel tempo, quindi non è che chiunque ha da un occhio al computer, ecco, no. Però si parla Parliamo di esposizioni protratte 4, 5, esatto, 6 ore. Si parla, la normativa impone la figura del medico competente quando l'esposizione al computer supera le 20 ore settimanali, che non è nemmeno tantissimo, no. Perché poi alla fine sono 4 ore al giorno, certo. Ovviamente di utilizzo di computer. Però appunto 4 ore al giorno in ogni esatto, caso sono pesanti, certo, alla fine. Certo. Ma chi ha, per esempio, una patologia già di per sé, facciamo un esempio che non c'entra, ecco, con il suo, con il proprio lavoro, ecco, insomma, viene da pensare, insomma, un paziente diabetico, una sì. paziente che svolge questo tipo di lavoro, volendo cambiare, ecco, sottoposta a turni poi tra sì. l'altro, volendo cambiare per problemi, qualunque sia, insomma, problemi di famiglia, problemi di salute, ecco, volendo cambiare gli orari, può far presente all'azienda? Deve far presente non all'azienda, ma al medico competente. Tutto quello che riguarda la salute del lavoratore non va riferito al datore di lavoro, non va esternato al datore di lavoro, ma va esternato e deve essere dichiarato al medico competente. Ripeto, in qualunque momento, non necessariamente rispettando la periodicità, ma quando il lavoratore si accorge di avere quel problema. Tu parlavi di diabete, sì. ok? Ci sono patologie diabetiche, patologie ormonali, esatto. patologie autoimmuni che contrastano notevolmente, come possono essere le artropatie, per esempio, esatto. Che contrastano notevolmente con quelli che sono i lavori notturni o ancora il lavoro notturno. Ci sono casi di ipertensione arteriosa importante, esatto. non controllati con terapia adeguata, che contrastano con i lavori notturni. Per cui nel momento in cui il lavoratore riferisce questa cosa al medico competente e il medico competente ne accerta la l'effettiva la presenza, la realtà, esatto, di questa patologia, perché ovviamente non è che basta il riferito, il medico competente poi si occuperà certo, di valutare, di approfondire la diagnosi certo. riferita. Nel momento in cui viene accertata la patologia, sarà compito del medico competente limitare quel lavoratore per quel lavoratore, per quel lavoro notturno, per quella particolare attività lavorativa, certo. quindi comunicando al datore di lavoro che quel il lavoratore è idoneo alla mansione di, non lo so, addetto confezionamento, ma con limitazioni, esatto. ossia non può svolgere attività notturna. E allora il dipendente manterrà il suo posto di lavoro tranquillamente, ma verrà limitato alle notti. E quindi praticamente anche per chi è soggetto a turni vale la stessa cosa. Quindi praticamente se chi, non lo so, come dici tu, di fare i turni serali o i turni... Qualunque tipo di lavoro, certo. Ecco, avendo dichiarato questo tipo di nel momento invalidante, in cui dichiara questa, la presenza di una patologia invalidante che sia, viene limitato per il rischio, ovviamente. Se il medico competente crede, attesta, afferma, pensa che quella patologia effettivamente non sia compatibile con il turno notturno,
evita che il dipendente lo faccia, senza mai rivelare il tipo di patologia al datore di lavoro. Esatto. Il datore di lavoro non verrà mai a conoscenza della patologia del dipendente, dovrà solo rispettare quello che compare in quel certificato che gli viene consegnato, ossia che quel lavoratore non può lavorare di notte. Il perché non è compito di sapere, non sta al datore di lavoro. Allora, per quanto riguarda invece le donne in gravidanza, le donne che comunque, ecco, perché molto spesso non si sa perché vengono penalizzate. Allora, la prima cosa che si chiede in un'azienda è veramente, lei intende avere dei figli? Io a quel punto sono, cioè, sì, mi viene da pensare, ma purtroppo ancora oggi è una domanda che si fa tanto spesso, e malgrado si faccia un gran parlare di tutela delle lavoratrici madri e via dicendo, è ancora una domanda che si sente spesso. È una domanda che si sente spesso. In questo perché caso, perché io, donna che voglio lavorare, che ho bisogno di lavorare, certo, che ho diritto a lavorare, certo, perché non devo avere diritto ad essere madre, non devo avere diritto ad avere una mia famiglia? No, ma in realtà la normativa parla chiaro, e la normativa oggi, grazie al cielo, afferma che esiste concretamente una tutela delle donne che lavorano. Nel famoso documento di valutazione dei rischi, del quale parlavamo prima, vi è proprio un capitolo redatto a favore, a tutela delle donne che lavorano, ossia in tutte le aziende in cui c'è una figura femminile, deve essere redatto un documento che, prima di tutto, che spieghi cosa quella lavoratrice può, certo, e cosa non può fare se dovesse andare incontro, certo, a una gravidanza. E ancora, ci sono delle attività che sono seriamente interdette a una donna in stato gravidico, certo. cui in questo documento di valutazione dei rischi verrà riportata anche l'eventuale mansione alternativa alla quale adibire la donna se dovesse andare incontro a una gravidanza. Quindi, proprio per questo, io consiglio vivamente a ciascuna donna di informare immediatamente, nel più breve lasso di tempo, il medico competente del suo stato, certo, in maniera che il medico competente possa attivare quell'iter procedurale tale per cui vada a tutelare questa donna. In tempo, naturalmente. In tempo, certo. Purtroppo ci sono dei lavori anche abbastanza gravosi che devono essere interdetti alle donne, soprattutto nei primi mesi, nei primi mesi di gestazione. E questo spesso e volentieri non viene fatto, proprio per quello che dicevi tu, le donne ritardano sempre più possibile a dichiarare il loro stato, proprio fin quando non ne possono più fare a meno. In realtà ci sono delle esposizioni che possono essere, per esempio, dal sollevamento di pesi, quindi dalla movimentazione, certo, manuale dei carichi, all'esposizione di agenti chimici, ai lavori notturni, ai lavori faticosi, insalubri, lavori in altezza, sono categoricamente vietati alle donne in stato gravidico, addirittura fino ai 7 mesi di età del nascituro. Per cui le donne, esatto. Quindi non sono costrette le donne oggigiorno, appena sanno di una gravidanza, diciamo, a possono restare a lavorare fino al settimo mese. Certo che possono, però in condizioni ovviamente che non possano danneggiare il loro stato di salute. Esatto. Ovviamente il datore di lavoro avrà il dovere, nel momento in cui viene informato dal medico competente, che in quel caso informerà dello stato in essere della lavoratrice, verrà adibita ad una mansione compatibile col suo stato di salute, quindi senza che si possa esporre a questi agenti dannosi per lei. Certo. E questo, ripeto, vale fino ai 7 mesi di età del nascituro, perché anche dopo il parto la normativa tutela la lavoratrice madre. E anche, esatto, con gravidanze a rischio, cosiddette a rischio. Allora, così. Ovviamente, se siamo di fronte, non tutte le gravidanze sono esposte, sono gravidanze a rischio. Certo. Si parla di gravidanze a rischio quando c'è un pericolo per la salute della donna o per il nascituro. Certo. Esatto. Allora, in quel caso,
la donna ha testato lo stato di gravidanza a rischio, viene tutelata a casa comunque, certo. Quindi va in maternità anticipata, quindi dichiara questa cosa al suo medico di base che avvia la procedura tale per cui la donna viene tutelata a casa, il suo domicilio. Certo. Ma se anche quando la gravidanza è fisiologica, ossia non ci sono problemi né per lei né per il nascituro, è una gravidanza assolutamente regolare e tranquilla, la donna deve categoricamente sempre essere tutelata fino ai 7 mesi di età del bambino. Fino al 7° mese e poi? Dal 7° mese in poi, dopo visita medica, la donna rientrerà al lavoro con la sua precedente mansione e con tutte i suoi doveri. Quindi anche i doveri che la mansione, ecco, la mansione comporta, esatto. Quindi io so che magari dopo, una volta avvenuto il parto, per l'allattamento, ecco, ci sono anche delle regole da seguire per quanto riguarda il lavoro, ecco, della donna. Quanto può restare quindi a casa per una volta allontanatosi dal suo posto di lavoro, prima di partorire, poi allora dopo, esatto. Allora, dopo il parto, a seconda dall'astensione dal posto di lavoro, perché diciamo che la normativa tutela delle lavoratrici madre oggi impone la maternità domiciliare dal 7° mese in poi, quindi è 3 mesi dopo il parto, quindi 5 mesi in tutto. Sì. Ci sono determinate attività lavorative che possono essere quelle che espongono a meno rischi per la salute, e parlo di attività per esempio in ufficio, quindi attività sedentarie, lavori al videoterminale, che non hanno rischi diciamo dannosi per la donna o per il nascituro. Allora in quel caso la donna può richiedere al suo medico competente il benestare per proseguire il lavoro fino all'8° mese, quindi 1 mese in più, e recuperare poi quel mese successivamente, quindi starà a casa 1 mese in più dopo il parto, e questo è un ulteriore vantaggio. Perfetto. Quindi la donna però deve ricordarsi entro il 7° mese di dare comunicazione al suo medico competente di questa volontà, ecco. E allora, previa certificazione del suo ginecologo che attesta il buono stato di salute, previa attestazione del medico competente che afferma che non ci sono rischi su quella tipo di posto di lavoro, su quel tipo di mansione, la donna può usufruire di questo vantaggio, ed è sempre forse comodo, insomma, restare 1 mese in più a casa dopo, dopo la nascita, soprattutto quando la gravidanza è fisiologica, quando la gravidanza non crea problemi, non ci sono disturbi, e la mansione lavorativa è un'attività tranquilla che non comporta rischi, allora è bene approfittarne, insomma. Certo, anche successivamente magari, se si hanno dei problemi anche per quanto riguarda il fatto di dover lasciare quel bambino a qualcuno, non si ha purtroppo la fortuna di avere a chi lasciarlo, ecco, la donna che rientra al lavoro può eventualmente, ovviamente rispetto al lavoro che fa, cercare di fare qualche ora in meno o avere delle agevolazioni in altro senso? Questo non riguarda effettivamente il medico competente, perché il medico competente si ferma, l'attività del medico competente si ferma col reinserimento della donna alla mansione dopo l'astensione per la gravidanza, e quindi si occupa di tutelare la donna fino ai 7 mesi dopo il parto. Per quanto riguarda le astensioni dovute alle necessità più o meno presenti per il nascituro, invece la normativa attuale garantisce comunque le astensioni dal posto di lavoro fino ai 4 anni del nascituro, esatto, e quindi può rivolgersi comunque poi incoraggiante. Un po' meno incoraggiante il fatto che ancora certe aziende, insomma, facciano queste domande alle donne, vero. E molto spesso siano restie a assumere donne già con una gravidanza. Purtroppo, e poi alla fine è anche divertente, perché ci si trova di fronte a diverse situazioni, perché ci sono datori di lavoro che nel momento in cui vengono a conoscenza che una donna è stata interessata, si agitano, perché oddio non può far questo, oddio non può far quello, e allora in quel caso è bene avere un medico competente che dica al datore di lavoro: no, stai tranquillo, perché comunque è uno stato assolutamente fisiologico, non è una malattia. Ecco, per cui, per cui sì, nel rispetto della salute della donna
stessa, quindi determinate cose vanno assolutamente vietate, ma tutto il resto può essere fatto tranquillamente, non siamo delle bomboniere, ecco. Esatto. Quindi è uno stato, mi preme sottolineare che non è una malattia la gravidanza, è uno stato assolutamente fisiologico. Esatto. Poi rallegra l'umore, si lavora meglio di più. Esatto. Per cui assolutamente il medico competente in questo caso andrà a rassicurare il datore di lavoro, no, spiegando che... Spesso si pensa, proprio il datore di lavoro pensa che abbia una perdita, esatto, per l'azienda. Esatto, esatto. In realtà non è così, in realtà non è così. È ovvio che ci sarà un'assenza dovuta alla gravidanza in sé, ma... Alla fine si rientra, voglio dire, con tutta tranquillità, succede, veramente tante, certo, donne, io ho sentito un po' vari pareri, che tra l'altro sembra che dovrebbero fare sorridere, ma fanno anche un po' preoccupare, perché molto spesso si parla di calo delle nascite, insomma, proprio per questo, perché si ha il problema di trovare un lavoro, e se poi... ho una gravidanza, cosa succede? Sarò tutelata? Probabilmente più che questo, probabilmente più che un effettivo interesse al posto di lavoro, riguarda poi la gestione del figlio, e qui hai perfettamente ragione, dopo la gravidanza, perché purtroppo la normativa non tutela appieno la donna dopo la gravidanza, esatto, e per cui che si trova a gestire un bambino piccolo a casa, perché se la gravidanza è un atto fisiologico assolutamente naturale, che portata a termine è in pieno benessere, è solo un evento allegro, la gestione di un bambino dopo la gravidanza comporta delle responsabilità, delle perché che molto spesso si tende a pensare, ecco, quando il bambino è malato, mi prendo il giorno di malattia, certo, poi non è retribuito, certo, poi non... Certo. Perché si fanno queste, certo, domande? Assolutamente, assolutamente. In una famiglia che tra l'altro dove lavorano due persone, dove lo stipendio di una persona è... Se non dico fondamentale, ma comunque, certo, è importante. Certo. Allora queste domande sono, certo, obbligatorie. Quindi io mi domando perché certe aziende, perché certi imprenditori non investono di più sulle donne, perché ora non per essere di parte, però sulle donne che lavorano, ma poi alla fine mi auguro che questo accada. Basti pensare che al nord tante grandi aziende hanno deciso di ampliare la loro attività lavorativa inserendo gli asili nido, per esempio. Infatti. All'interno dell'azienda stessa, esatto, e più realtà... che ci sono anche palestre, anche centri commerciali. Sì. Ormai si cerca di facilitare, ecco, esatto, l'attività lavorativa in sé, lo svolgimento dell'attività lavorativa in sé, che ormai è diventata veramente frenetica, stressante, di qualsivoglia natura sia, ci stressa veramente in maniera importante, e quindi si è arrivati alla comprensione finalmente che forse alleggerirci un po' la mente, che può essere levandoci quelli che sono, ecco, i pesi che ognuno di noi, può avere, come può essere la gestione di un bambino, ecco, dell'asilo, prendilo, portalo, dove vado, ecco, è soltanto un vantaggio anche per l'azienda stessa. Esatto. Perché risparmia tempo, risparmia, esatto, assenze del lavoratore. Perché il lavoratore è più rilassato, quindi non è invece, certo, nelle condizioni di dover trovare quasi degli escamotage. Certo, certo. Ma questo già tante grandi aziende, ecco, questo al nord lo hanno. Io mi auguro che possa essere una realtà che via via si possa espandere. Anche, ecco, qui da noi. Ovunque, perché... qui da noi e anche nelle piccole realtà, che sì, comunque possano essere aiutati a creare dei sostegni, ecco, per i lavoratori, certo, aggiuntivi. Certo, perché è importante, insomma, ricordiamolo ancora una volta, che il lavoratore sia sereno, cioè che lavori in maniera serena. Certo, certo, assolutamente, ma la salute del lavoratore non fa altro che rendere più facile, ecco, l'attività lavorativa dell'azienda stessa. Questo del datore deve di lavoro. Capirlo ogni datore di lavoro, certo, necessariamente. Certo. Bene, Anna, io ti ringrazio di essere stata qui. Ma grazie a te, è stato un piacere. Davvero è una chiacchierata molto confidenziale. Grazie, grazie a te, è sempre un piacere. Grazie. Io spero che ovviamente tu possa ritornare mia ospite. Grazie. Intanto io vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento con Progetto Salute. Grazie.